Allora ragazzi, la configurazione totale del potassio è 1 con 2, 2 con 8, 3 con 8, 4 con 1. Tu! Cosa stai facendo col cellulare? Fa vedere. Gatti! Che interessante! Ma è un sito di gatti? No, prof, è Instagram. E cos'è Instagram? Prof, si siede al primo banco e prende il tablet che glielo spieghiamo noi. Prof, per prima cosa scarichi l'applicazione Instagram. Professore, apra la pagina per creare il profilo. Scriva uno username. Prof. Beriglio Nerdon. Nella biografia scriva qualcosa di sé. PhD in Organic Chemistry. Amo i gatti. Adesso scelga la foto del profilo. Può scegliere un profilo pubblico o privato. Se pubblico, chiunque potrà vedere le sue foto. Se privato, solo chi le chiederà l'autorizzazione potrà vederle. Adesso vediamo come caricare foto. Si può scattare una foto con Instagram. Clicchi il pulsante in basso al centro. Si aprirà la finestra della fotocamera. Poi clicchi il pulsante per girarla verso di sé. E scatti. Vediamo come postare una foto prendendola dalla galleria del telefono. Dopo aver cliccato il pulsante centrale, tocchi il quadratino a sinistra e scelga la foto. Si possono applicare filtri. Interesting. Si possono aggiungere informazioni anche su una foto già pubblicata. Cliccare sui tre puntini, scegliere modifica. Si può scrivere una didascalia. Si può taggare una persona, cioè si tocca un viso sulla foto e si scrive il nome, purché la persona abbia il profilo Instagram. Con aggiungi posizione si può scrivere il luogo in cui è stata scattata la foto. Ragazzi, quando faremo l'uscita naturalistica potremo fotografare tutte le specie floreali e pubblicarle col nome botanico e l'habitat. E adesso, prof, le spieghiamo cosa sono gli hashtag. Gli hashtag sono delle parole chiave che è possibile associare alle foto. Tag significa... etichetta. Hash è il simbolo del cancelletto che aveva messo prima della parola chiave. Può anche cercare foto per mezzo di un hashtag. Clicchi sul pulsante lente di ingrandimento. Adesso nella riga cerca scriva la parola chiave. Posso scrivere cats o gatti? Sì. How much kittens? Quanti bei micini? I like them. A proposito di like, sa che si può mettere mi piace alle foto degli altri oppure commentare? Basta cliccare sul cuoricino. Per scrivere un commento invece cliccare sul fumetto. Ah, interesting, very interesting. Apprezzo molto il vostro Instagram. Ammirevole. Mi fai vedere il tuo Instagram? Oh sì, guarda. Che cos'è? È la ricerca di storia dell'arte. Quando ero in Francia ho fotografato tutte le cattedrali e ho postato su Instagram insieme alla didascalia e la posizione. Prof, possiamo vedere il suo Instagram? Sono la nuova professoressa di chimica. Benvenuta professoressa, si siede in banco insieme al suo collega. Cari prof, oggi terremo la prima lezione su YouTube. Cara collega, ci facciamo un selfie?